Oggi vediamo come il livello di forza e di stabilità delle valute possono aiutarci a capire come investire con più consapevolezza. Quindi, perché la moneta, o meglio, la valuta è importante? Il motivo è che l'andamento della valuta, quindi la sua forza oppure il livello della sua stabilità, è determinato dalle aspettative che compratori e venditori sul mercato hanno. Infatti, quando parliamo di valute, parliamo di un indicatore lagging. Perché? Perché riflettono ciò che succede nell'economia di un certo paese. Infatti, quando abbiamo periodi di grande incertezza o comunque anche di cambiamento, sul Forex le ripercussioni di questi momenti si hanno molto velocemente, creando per esempio molta volatilità. E un esempio lampante è proprio quello che è accaduto nel 2020, a febbraio, o meglio tra febbraio e marzo, quando è scoppiata la pandemia del Covid in Italia e poi nel resto d'Europa e del mondo, anche se in realtà ovviamente è partita dalla Cina. Però in ogni caso noi in quel periodo abbiamo visto una forte volatilità su molti mercati valutari. Quindi, per fare un esempio, voglio parlare dell'euro-dollaro. L'euro-dollaro, se andate a vedere il grafico, in quel momento, quindi tra febbraio e marzo 2020, era in un trend short che perdurava da circa 2 anni, più precisamente appunto dal 2018. Ecco, in quel momento cos'è successo? È successo che sono iniziate a circolare ovviamente le notizie sulla pandemia. Hanno iniziato i governi a prendere delle contromisure, quindi a chiudere, a fare i vari lockdown, a partire dall'Italia, poi tutti gli altri, eccetera, eccetera. Ecco, in questa situazione, all'euro-dollaro che era in trend short dal 2018, è successo qualcosa. Ecco, a quel punto, cos'è successo all'euro-dollaro? È successo che è partito un movimento long, velocissimo, che l'ha portato a 1,15 in tutto sommato in poche settimane, in pochi giorni, e da lì poi è ricrollato fino ad andare addirittura sotto a 1,07, quindi sotto i livelli da cui era partito il trend long precedente. E poi da quel punto, e il tutto in circa un mese, quindi cioè in poco tempo, l'euro-dollaro ha avuto una volatilità assurda, e parliamo dell'euro-dollaro, quindi il cambio più liquido al mondo, nel mercato più liquido al mondo, perché il Forex è il mercato più liquido al mondo, e chiaramente maggiore è la liquidità e più sarà difficile avere volatilità importanti. Quindi capite come quello è stato un evento veramente molto grosso, assurdo, ma infatti è il Covid che poi ha causato, insomma, delle implicazioni nella vita di tutti noi non da poco. Ma in ogni caso, da quel momento poi è partito un trend long che è andato avanti sull'euro-dollaro fino a gennaio 2021. Quindi, da un trend short che perdurava da 2 anni, è nata una bella confusione, e poi da lì un trend long che è andato avanti fino a gennaio 2021. Quindi, insomma, è un esempio, secondo me, molto potente per spiegare quanto il Forex può, diciamo, rappresentare ciò che poi sta succedendo in realtà nel mondo reale. Infatti, il Forex ci ha detto lì che stava succedendo qualcosa di grosso, e infatti, in effetti, stava succedendo qualcosa di grosso, perché la pandemia stava scoppiando proprio in quei mesi. Comunque, dinamiche simili sono accadute anche in molti altri cambi valutari, ovviamente non solo in euro-dollaro. Io ho voluto parlare dell'euro-dollaro perché è il cambio più importante. Comunque, andando avanti, eventi del genere sono chiaramente molto rari, tuttavia ciò che accade sui mercati valutari è proprio la rappresentazione di ciò che succede nella realtà, e quindi è per questo che è un indicatore lagging. Capito questo, e quindi la forza delle informazioni che il Forex ci può dare sull'economia, andiamo a capire anche quali sono le implicazioni a seconda che una valuta si svaluti piuttosto che si apprezzi. Infatti, una valuta che si apprezza tende a rassicurare gli investitori, e essendo rassicurati gli investitori, questi tenderanno a comprare di più di quella valuta, e comprando di più di quella valuta il prezzo continuerà ad aumentare. Tuttavia, c'è anche ovviamente il caso opposto, quindi se a un'economia non viene data particolare fiducia da parte degli investitori, ovviamente il valore della valuta di quell'economia, quindi di quello stato, tenderà a calare. Però ci sono delle riflessioni da fare. Perché? Perché cambia molto a seconda che un paese sia un paese principalmente esportatore o principalmente importatore. Infatti, a seconda della tipologia di paese, può essere più conveniente avere una valuta, diciamo, dal valore leggermente più basso piuttosto che leggermente più alto, anche se entrambi i casi hanno vantaggi e svantaggi. Infatti, per un paese che tende a importare, sarà più conveniente avere una valuta che si apprezzi. Perché? Perché apprezzandosi sarà più facile acquistare dall'estero. Perché? Perché avremo più potere di acquisto. Mentre invece una valuta che perde valore, in quel caso sarebbe un problema, perché
perché comprare all'estero diventerebbe invece più difficile, e viceversa, se noi fossimo un paese che vuole esportare, allora a quel punto ci sono due lati della medaglia da considerare. Perché? Perché se noi vendiamo i nostri beni, quindi del nostro paese, e abbiamo una valuta forte, le nostre esportazioni tenderanno a valere di più perché venderemo a prezzi più alti di fatto. Mentre invece, al contrario, se il prezzo della valuta calerà, noi potremo vendere a prezzi più bassi, ma al contempo questo ci renderà più competitivi perché venderemo a prezzi più bassi. E quindi, insomma, ci sono queste cose da considerare. Perché? Perché ci sono appunto dei vantaggi e degli svantaggi. Inoltre, una cosa da considerare è che se in un paese la valuta dovesse prendere troppo valore, questo è vero che renderà le esportazioni di maggiore valore, ma al contempo potrebbe scoraggiare chi compra quei beni dall'estero e magari rivolgersi ad altri paesi esportatori. Quindi ci sono parecchi lati da considerare, e quindi noi dobbiamo comunque tenerlo presente. Perché? Perché dobbiamo essere consapevoli che a un paese a cui aumenta la valuta, se quel paese è un paese esportatore, dobbiamo aspettarci che sì, fino a un certo livello ci saranno dei vantaggi perché le esportazioni varranno di più, però al contempo potrebbe essere che certi importatori smetteranno di comprare da quel paese. Mentre invece, viceversa, un paese esportatore che si vede calare il valore della valuta avrà la situazione inversa, nel senso che avrà meno valore nelle proprie esportazioni, però con il tempo potrebbe rendersi più competitivo, e quindi, insomma, dobbiamo considerare da questo punto di vista questi aspetti. Invece, dal punto di vista di un paese importatore, dobbiamo tenere presente che se noi vogliamo investire in un paese che tendenzialmente è un paese importatore, nel caso in cui la sua valuta dovesse apprezzarsi, per questo paese sarà un vantaggio, nel senso che potremmo aspettarci per dei miglioramenti della sua economia. Al contrario, se la sua valuta dovesse deprezzarsi, allora a quel punto potrebbe essere uno svantaggio per la sua economia. In ogni caso, ci sono dei vantaggi anche nel caso, in questo senso universale, perché se prendiamo il caso della valuta che si svaluta, ci sono dei vantaggi che possono ovviamente ottenere sia paesi esportatori che importatori, cioè che sarà più facile avere del turismo, nel senso che la svalutazione della nostra valuta favorirà chi arriva con una valuta più forte a fare le vacanze nel paese con la valuta che si deprezza. Con questo quindi è tutto, io ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine, noi quindi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!